Ciao a tutti, Leopardi e Leoparde, siamo qui al primo allenamento da casa, tutti assieme, il primo allenamento dedicato ai ragazzi e alle ragazze classe 2008 e 2009. Le altre lezioni per i bambini e le bambine più piccole le abbiamo appena concluse e sono disponibili sulla nostra pagina Facebook. Per questo allenamento c'è il sottoscritto Stefano, Coach Ste, con i soliti occhiali da sole appoggiati sulla capoccia e il suo fischietto arancione, il classico fischietto arancione di Ste. E poi abbiamo qui alla mia sinistra il mitico Luca, Ciao ragazzi. Sì, con la maglietta originale della Serie D della nostra prima squadra. Gliel'abbiamo regalata per l'occasione, quindi la deve sfruttare bene. Chissà che il prossimo anno non venga a giocare da noi, Luca. Ma va bene, allora, io e Luca per fare questi giochi stiamo distanti, capito? Non ci possiamo avvicinare e quindi dobbiamo stare lontani tra di noi. Oh, mi raccomando, fatelo anche voi quando dovete uscire di casa per forza, sempre distanti. Allora, visto che non ci si vede da un po', soprattutto per il 2008, oggi ho deciso di farvi faticare alla grande, faticare. C'è Luca che è disperato perché ha già fatto due allenamenti prima e sta gocciolando da mezz'ora. Alla parola faticare ti è venuto un coccolone. Comunque, per prima cosa, corsetta sul posto, facile, visto che non possiamo andare in giro per il mondo, corriamo sul posto, via. Corsa, vai, iniziamo. Corsa sul posto, vai. Bene, mettiti di fianco per vedere come lavorano le braccia. Benissimo, dai, 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 dai. Ok, questo è il lavoro che facciamo con la corsa sul posto. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere un po' distanti. Ok, io do delle indicazioni a Luca. Luca corre sul posto. Se gli dico di là, fa un mezzo salto da quella parte. Se dico di qua, fa un mezzo salto dall'altra parte. Va bene? Allora, ci siamo quasi, eh? Pronti tutti? Pronti tutti. Via. Stop. Benissimo. Ora, corsetta sul posto. Se dico destra, mezzo salto a destra. Se dico sinistra, mezzo, se indico e indico destra e sinistra. Dopodiché, quando io indico su, c'è un salto verso l'alto. Proviamo. Se io indico giù, c'è un piegamento sulle braccia. Va bene? Ci siamo? Altra serie con queste due nuove cose. Pronti? Via, corsetta. Su, 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 giù. Vai, su veloce. Corsetta, corsetta. Tira, su, dai. Corsetta, corsetta. Sto molto bene. Molto bene tutti quanti, mi raccomando, eseguite come sta facendo Luca. Molto bene. Allora, adesso facciamo, visto che ci siamo un po' scaldati, facciamo un passo avanti e facciamo quella parte che vi piace tanto di difesa, defense, defense, defense. E quindi il gioco più o meno lo stesso, ma invece di fare corsetta facciamo piedi di fuoco sul posto, come sta facendo Luca nella posizione fondamentale, quindi in questa maniera quindi su è sempre un salto, giù è sempre un piegamento sulle braccia, bravo, laterale è sempre un mezzo salto, così. Ok, abbiamo capito? 5 secondi e cominciamo. Di questa roba qua ne dobbiamo fare
due serie, quindi sarà un po' dura, soprattutto perché non vi allenate da un po', quindi bisogna lavorare, ragazzi. Pronto? Via! È tosto, sto gioco, bello tosto. Bello tosto, guardate Luca, non sa più dov'è. 10 secondi e poi lo rifacciamo. 10 secondi, sciogliere un po'. 10 secondi, pronti, seguite le mie indicazioni, copiate Luca. Pronti, 3, 2, 1, via, dai, finisci, via. Su, di là, vieni fuoco, dai, su, non vogliamo, forza, giù, presto, bravi, molto bene. Molto bene, mentre vi riposate vi spiego come andiamo avanti, invece di fare il salto quello così, diciamo, facciamo un passo di scivolamento o una corsa, un passo di corsa laterale. Quindi sono così, sto facendo piedi di fuoco, quando il coach mi invita a un lato si fa un balzetto in quel lato. Oh, piccolo, che magari siamo a casa, c'è la cucina, il tavolo. Non è che possiamo pretendere. Si fa un balzetto e si ritorna. Chiaro? Se no, se dico due volte destra, usciamo fuori dal balcone. E si ritorna. E si ritorna. Chiaro? Dai. Pronto. 3, 2, 1, vai. Via. E ritorno. Ritorno. Vai, su. Su, giù, uscio, dai, di là, sembra un ballerino, vai, giù, su, vieni fuoco, dai, resistere, stop. Mamma mia, che fatica, Forse era meglio non collegarsi oggi, Forse era meglio non collegarsi. Aiuto, serviva, ragazzi, qui bisogna difendere. L'ultimo e poi cambiamo gioco, uguale a questo qui e poi cambiamo. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Su, resale, dai! Giù, in piegamento, vai, di là, dai, su, giù, in piegamento, dai, su, stop, basta, abbiamo finito, bravi ragazzi, facciamoci un applauso perché è stata veramente dura, bene. Ora andiamo avanti con un gioco molto più facile. Scusate, non è tanto facile, faticoso. Allora, il gioco è semplicissimo. Ci distenderemo. È un gioco che facciamo anche prima di andare a dormire. E semplicemente alleniamo la nostra meccanica di tiro spingendo la palla con i polpastrelli delle dita e facendo girare il pallone. Si può riprendere con la stessa mano oppure con due mani. Luca la riprende con la stessa mano. Luca, fai vedere com'è l'impatto
come si mette la palla sopra. Mi raccomando, solo i polpastrelli. La palla non deve toccare il palo. Non deve toccare. Passare due dita. Deve passarci, devono passarci le dita. D'accordo? Allora, noi adesso ne facciamo 20, facciamo 20 ripetizioni a braccio, ok? Intanto siamo sdraiati, recuperiamo un po' dall'esercizio di prima. Mi raccomando, fate girare la palla, spin, e... Ah, io sono sparito. Ok. Mi raccomando, fate girare la palla e distendete il braccio, distendere il braccio e chiudere frustando con la sinistra. È un dramma per Luca Mosca, ma anche per molti altri. Forza. 20 ripetizioni a destra e 20 a sinistra, mi raccomando. Questo esercizio è obbligatorio tutti i giorni. Metto così mi vedete, è obbligatorio tutti i giorni, prima di dormire o quando avete un attimo di tempo, obbligatorio, 100 ripetizioni a mano, 100 di sinistro e 100 di destra. Siamo chiari? Sono stato chiaro? Benissimo. Ora, sempre con la palla, dovete semplicemente copiare gli esercizi di ball handling, di trattamento del pallone che farà Luca. Io scompaio di nuovo e voi copiate tutto quello che fa Luca. Quanti? Via! Siamo col facile. Cambio, basso. Cambio, basso. Alto. Basso. Cambio. Sì. Bene. Adesso. Cambio la mano avanti, dietro le gambe, dietro le schiena. Avanti, dietro le gambe, dietro le schiena. Sempre più veloce. Chi riesce deve farlo veloce. Adesso, stessa mano, stessa piede. Andiamo alla destra. Poi con la sinistra. Poi, otto. La palla deve rialzare forte. Bene, siete seduti. Andiamo un po' fisico. Altro. Cambio di mano, sotto le gambe. Basso. Altro. Basso. Cambio di mano. Adesso ci distendiamo. Come se fosse un mare. Sul lato. L'altro. Bene. C'è un po' di cambio di mano sotto le gambe. Adesso i piedi sempre smettono di palleggiare. Nuovo passo. Alto. Cambio di mano. In mezzo le gambe. In mezzo le gambe davanti. Veloce. Veloce. Adesso, mezzo le gambe, dietro la schiena. Corto. Cambio. Dietro la schiena. Gamba. Presto. Adesso prendiamo la sedia e facciamo la stessa cosa ma seduti. Adesso cominciare la mossa. Basta. Cambio. Da qua si legamo il petto, avanti e indietro, avanti e indietro,
la mano si deve muovere sul pallone, non perde mai il contatto. Avanti, cambio mano, finale. Cambio mano sotto le gambe, mezzo le gambe, mezzo, mezzo, mezzo. Mi riesce, faccio il seguito. Bene. Alto. Cambio. Siamo di nuovo. Vento. Avanti. Cambio. Benissimo, benissimo, siamo stati veramente in gamba, mi raccomando, quando volete provate soprattutto gli esercizi di palleggio da seduto, provateli a casa, adesso avete visto un po' di esercizi fatti da Luca, ma potete inventarne anche di vostri, va bene? Allora, adesso facciamo, senza palleggiare, esercizi sempre con la palla. Iniziamo a far girare la palla attorno alla testa, attorno al corpo, attorno alle caviglie. Testa, corpo, caviglie. Benissimo. Ora, questa roba qui la dobbiamo fare velocemente, quindi un giro, un giro, un giro, un giro, un giro, un giro, su e giù, via. Vai, 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 vai. 10 volte, avanti e indietro, qua siamo a 4, mancano ancora 6, vai, 5, 4, dai, dai, Luca. Rapido, 3, bravissimo, 2, 1 e stop, bene, ora sempre senza far cadere la palla, vogliamo fare attorno ad una gamba, caviglia, poi al ginocchio, caviglia e sul ginocchio, ginocchio, caviglia, caviglia, ginocchio, ginocchio, caviglia. Sempre 10 volte. Dai, 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 bene, cambiamo, vai, ginocchio, caviglia, ginocchio, caviglia, 10 volte dall'altra parte, molto bene, andiamo, 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 ancora, stop. Bene, per riposarci un attimino, uno un po' più semplice, attorno al braccio, un braccio, e faccio girare attorno con la stessa mano, 10 volte, ok, cambiare braccio, e poi cambiare anche il lato a cui gira, questo è più difficile, se cade non importa, recuperiamo. 10 giri, molto 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 bene, ok, ultimissimo, 8 in mezzo alle gambe senza far cadere il pallone, se fa così lo proviamo per un po', poi parte la gara con Luca, ok, vediamo chi ne fa 10 per primo, sei pronto Luca, te li devi contare da solo, eh? Oh, chi batte Luca lo scriva tra i commenti, pronti? 3, 2, 1, via! 10 volte, vai, dai, dai, rapidi, 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 rapidi. Veloce! No, è caduta, 10. Scrivere se qualcuno ha battuto Luca. Con questo abbiamo
abbiamo finito la lezione di oggi e prima di salutarci facciamo un ultimo esercizio facile con la palla gigante, perché tutti a casa abbiamo un pallone gigantesco, e lo facciamo girare così sopra il dito. Troppo forte. Facilissimo, no? Vabbè, a parte questo esercizio facile, prima di salutarvi vi ricordo di scaricare la nostra app, la app dei Leopardi. Si scarica sia per Android sia per Apple, e l'app si chiama Planet App, e poi vi dovete iscrivere al nostro quartiere, che è quello dei Leopardi. Vi ricordo di rispettare tutte le regole che ci stanno dando in questi giorni, soprattutto date ascolto a mamma e papà che vi danno, ve le comunicano. Rispettate le regole di mamma e papà, tutte. Vi mandiamo un abbraccio così figurato, un 5 alto, e ci vediamo giovedì 19. Per questo gruppo di giovedì 19, ricordatevi di collegarvi con una corda da saltare. Corda da saltare, che saltiamo la corda. Stessa ora, 19, giovedì 19 alle 17:30. Vi salutiamo, facciamo l'urno al mio 3 Leopardico. 1, 2, 3, Leopardi. Ciao ragazzacci e ragazzacci. Ciao a tutti.